nuova sede qua a Borgaro, in via Lanzo 207. Trovate tutti i servizi legati al negozio, il punto vendita, l'officina e tutti i servizi correlati al ciclista, che si trovano al piano di sopra. Per quanto riguarda il posizionamento in sella, collaboriamo con i ragazzi di Sport 3D. Ciao, siamo Alessandro, Pietro e Fabio, siamo tre osteopati e biomeccanici sportivi. Ci occuperemo di trattamenti osteopatici, riprogrammazione posturale e biomeccanica del ciclismo. Per quanto riguarda l'analisi biomeccanica, utilizziamo Retool per la valutazione degli angoli biomeccanici ed altri sistemi inerenti alla valutazione delle pressioni in sella e all'interno delle scarpe con delle solette baropodometriche. Centro di preparazione atletica che è seguita dal nostro amico Dario Giovine. Ciao, mi chiamo Dario Giovine, sono un preparatore atletico specializzato negli sport di endurance, quindi ciclismo, triathlon, running e tutto quello che riguarda l'endurance. Sono laureato magistrale in scienze motorie e in psicologia e presso Cicli Drigani lavoro per quanto riguarda i test di valutazione funzionale, quindi tutti i tipi di test che servono a monitorare e a aiutare l'atleta a predire una performance. Ci vediamo al famoso piano di sopra presso Cicli Drigani. Ciao, sono Erika Magnaldi, sono laureata in medicina e chirurgia, ho un master in nutrizione e nutrizione sportiva. Attualmente gareggio come ciclista professionista nella squadra World Tour UAE ADQ. Collaboro con Cicli Drigani e Mente Corpo per l'aspetto nutrizionale, quindi elaboro degli schemi nutrizionali, delle diete personalizzate, adatte soprattutto agli sportivi ma anche non, quindi vi aspetto se volete rimettermi in forma con me. Per quanto riguarda i massaggi sportivi, un altro amico, John Zamuner. Ciao a tutti, mi chiamo John Zamuner e sono un massaggiatore. E collaborerò con lo staff di questo centro per andare incontro alle esigenze degli atleti di un po' tutte le discipline. Nello specifico io massaggio sportivo ed è contratturante pre e post gara per aiutare gli atleti e non solo a stare bene con se stessi e aiutarli a portarli nel massimo delle loro performance. Buon lavoro a tutti. Quindi diciamo siamo riusciti a creare una sorta di ecosistema legato al ciclista in cui potenzialmente una persona può entrare qua senza alcun tipo di conoscenza e uscire da qua con una bici, con degli accessori, con dei prodotti e con dei servizi adesso correlati.